Riciclone, il robottino creativo. Nel cuore verdeggiante della foresta di Bosco Verde viveva un piccolo robottino di nome Riciclone. Riciclone era un robot speciale, costruito con materiali riciclati e dotato di un'incredibile creatività. Le sue antenne erano fatte di vecchie bottiglie di plastica, il suo corpo era composto da scarti di metallo e i suoi occhi erano due lampadine colorate. Un giorno, mentre Riciclone era impegnato a raccogliere foglie secche nel bosco, il cielo si oscurò improvvisamente. Un enorme vulcano situato alle pendici della montagna vicina era entrato in eruzione. Lava incandescente scorreva giù dal vulcano, minacciando di distruggere il bosco e il mare che si trovavano ai piedi della montagna. Riciclone sapeva di dover fare qualcosa. Con la sua creatività e il suo coraggio decise di salvare il bosco e il mare dalla lava. Utilizzando i vecchi rottami di metallo che trovava nel bosco, Riciclone costruì un gigantesco scudo riflettente. Lo scudo era così grande e luminoso da riuscire a deviare la lava del vulcano, indirizzandola verso una zona disabitata della montagna. Grazie all'ingegno di Riciclone, il bosco e il mare furono salvati dalla lava. Gli animali del bosco e gli abitanti del mare lo acclamarono come un eroe. Riciclone aveva dimostrato che, anche con materiali semplici e un po' di creatività, si possono compiere grandi imprese. Da quel giorno, Riciclone continuò a vivere nel bosco di Bosco Verde, sempre pronto ad aiutare gli altri con la sua inventiva e la sua gentilezza. E ogni volta che il vulcano entrava in eruzione, Riciclone era lì, pronto a difendere il suo amato bosco e il mare con il suo scudo riflettente. Fine della storia. Se questa storiella ti è piaciuta, per favore sostienici con un mi piace e iscriviti al nostro canale per tantissime altre storielle divertenti, avventurose, ma anche educative. Grazie per la compagnia. Arrivederci e alla prossima avventura. Ciao ciao!